magari hanno vinto, sono più scarichi, hanno un giorno in meno di riposo, questi sono discorsi immagino che lasciano il tempo che trovano. Lasciano il tempo che trovo e no, perché anche poi arrivando il giorno, giocando lunedì, non ha senso. Forse è stato sabato, allora ci potremmo essere stati con un giorno in più, cioè giocando sabato, giocando lunedì, i tempi sera, i tempi di recupero ci sono uguali per tutti. A quel punto non è la mezza giornata in più. Loro anzi hanno il trend positivo, che spesso così le cose ti vengono perché è il momento positivo, l'abbiamo trovato anche noi quando abbiamo vinto quelle 4-5 partite di fila, no? Era un trend in cui ti riusciva tutto e quindi anche a loro stanno venendo perché hanno vinto anche qualche partita prima, quindi hanno questa positività, questo entusiasmo che se lo portano dietro. Ecco, magari noi veniamo esattamente dalla parte opposta con qualche non problema, ma un momento un po' meno brillante. E quindi ecco quando parlavo prima di quelle tensioni che ci potrebbero essere, quindi non c'entra nulla, anzi il timore è proprio che questa squadra gioca eventualmente la diale di quello tecnico anche proprio sull'onda di un entusiasmo, di una positività ambientale importante. Fate la partita in oggi? No, facciamo un allenamento visto. C'è anche la partitella dentro, ma non tutto campo. No. E davanti, mister? Davanti vediamo un po' la settimana, però sono. Io ai miei giocatori do sempre molta fiducia. Poi si può anche commentare la prestazione più o meno felice di uno, dell'altro. Ma quello che io ho sempre cercato di dare a questa squadra è stata la tranquillità, la fiducia che si devono sentire là dentro. Quindi non sarà se uno mi ha fatto una partita un po' meno bene o un po' meglio che vale. Vedrò l'atteggiamento mentale eventualmente di questi giocatori, la percezione di quello che ho. Ho due opportunità, tre con Raffaele sicuramente, la scelta vicino a Bertani. Quindi in massima però sono orientato sicuramente a riconfermare Gonzales, anche per il tipo di partita che prevedibilmente si potrà fare. Mister, può essere che davanti sia la frenesia del gol e parlando di Gonzales magari abbia una voglia di strafare che lo porta a sbagliare anche le cose elementari? Ma io l'ho detto che il ragazzo, come un po' tutti gli attaccanti, come lo era anche Bertani, che fortunatamente ha fatto gol e si è sbloccato, possono avere quella, tutti e noi i nostri, quelli più grandi, quelli importanti, che l'attaccante ha la voglia di fare gol e quindi può anche sentire questa frenesia maggiormente, questo egoismo qualche volta, no? E quello ti blocca maggiormente. A me basta che i miei calciatori vadano in campo e diano il 100%. L'unica cosa che io chiedo è il massimo impegno, la massima capacità di onorare la maglia che si ha addosso, la si ha quando la si impegna fuori, nella vita privata, negli allenamenti, e poi lo si trasforma in campo tutto questo. Poi la prestazione, ripeto, può essere più o meno brillante, questo è un altro paio di maniche. Io di Pablo ho visto dei piccoli segnali, piccoli progressi rispetto alle settimane precedenti. Non dico grandi, dico piccole, di un momento difficile, ma vorrei sapere qual è il calciatore che non ha i suoi momenti più o meno felici. Caricare tutto però sulle spalle di un giocatore o di un altro secondo me è sbagliato. È una squadra che deve giocare, una squadra che deve avere la sua forza, la sua personalità, la sua fiducia. E poi il singolo giocatore può avere quell'acuto che ha. Non dimentichiamoci che oggi, a differenza del giorno d'andata, squadre molto importanti, e cito Livorno, perché Livorno l'anno scorso giocava in Serie A e ha mantenuto molti di quei giocatori per questo campionato di Serie B, ci affrontano in maniera un pochino diversa da come ci affrontavano prima. Oggi ci rispettano molto di più, giocano giustamente per limitare le qualità anche dei nostri attaccanti. Non dimentichiamoci che nel caso specifico di Pablo, ma che però vale per metà di questa squadra, metà abbondante di questa squadra, è un giocatore che vengono prevalentemente dalla Lega Pro, dalla Serie C,
e la capacità anche di rimanere in alto a questi livelli comincia e dà un peso completamente, completamente diverso. Quando parlavo prima di qualche calo fisiologico, questo per me lo può essere tranquillamente inteso così. Però quello che ci direi a dire è che quando noi andiamo anche un po' meno bene, e quel Portoguaro sto il primo venire alla stampa a dire che abbiamo giocato al di sotto di una media delle nostre possibilità, facciamo la nostra partita sufficiente, perché contro il Portoguaro meritavamo noi di vincere pur non giocando bene, le nostre situazioni le abbiamo create, non è che abbiamo giocato contro nessuno, contro un altro avversario. Ne ho promosso come noi, che noi abbiamo mantenuto quell'organico, loro hanno fatto una campagna acquisti, l'abbiamo detto l'altro ieri, nomi, tanti giocatori di Serie A, no? Che hanno comprato Franceschini, Cristante, Esposito, Pia, Scarpa che giocherebbe, cioè quindi noi stiamo andando su quel trend lì, adesso sono tornato un passo indietro perché voglio valorizzare questi ragazzi di quello che stanno facendo, perché nei momenti ottimali che abbiamo avuto, oggi stiamo un pochino rifiatando, ma sempre su livelli perlomeno sufficienti. Dopo, ripeto, so benissimo che anch'io vorrei vederli e loro stessi vorrebbero giocare come abbiamo fatto nella primissima parte del campionato. Ecco, mister, lei ha detto bene, oggi è stato rifiatando, così.